Questo programma è offerto da Tecnocampus. Mercoledì 13 marzo, buongiorno da Teleprima, benvenuti anche oggi a questa quotidiana rassegna stampa che come sempre è offerta da Tecnocampus. Anche questa mattina sono tanti i fatti in primo piano, a partire dalla Via della Seta, il rapporto con la Cina tanto controverso e tanto valutato dagli Stati Uniti ma dall'intera Europa. Sembra quasi davvero che l'Italia sia un paese a sé stante con una forza davvero immane, tanto da suscitare polemiche e proprio dissidi anche con gli alleati. Questo è il problema cardine che viene rappresentato proprio in queste ore, ma andiamo a vedere subito quali sono le testate nazionali che ci raccontano i fatti proprio questa mattina. Partiamo ancora una volta con il quotidiano di Via Solferino a Milano e vediamo che cosa ci racconta questa mattina il Corriere della Sera. Vediamo che infatti in apertura c'è proprio il titolo: noi e la Cina patto limpido. Il Premier nega i rischi di colonializzazione, la NATO è un pilastro, garantita la sicurezza. Intanto Conte continua a dire: non siamo il cavallo di Troia. Salda l'alleanza con l'Europa e gli USA. Insomma, non c'è pericolo, non abbiate paura, questo è quello che dice Conte. E tante sono le realtà che vengono paventate proprio in questa, veramente in questo tipo di rapporto che si sta instaurando. Come ripetevo già in inizio puntata, è un rapporto che già esiste con altri paesi, ma l'Italia sembra essere quello che fa più paura. Infatti il Premier Giuseppe Conte cerca di placare le differenze, di non alimentare polemiche, di tranquillizzare, difende l'accordo che sta prendendo corpo con la Cina, ma tenta anche di rassicurare tutti, Unione Europea e Stati Uniti, in una parola l'Occidente, del quale l'Italia è parte integrante. La NATO resta un pilastro fondamentale della nostra politica estera, ma Conte vede la visita di Xi Jinping, presidente della Repubblica Popolare Cinese, come una grande opportunità proprio per l'Italia. E intanto c'è chi dice dagli Stati Uniti, e arriva infatti il monito da Washington, è assolutamente un azzardo politico. E poi vediamo gli estremismi, l'America senza centro nell'editoriale, se c'è una corrente che mentre nuotiamo ci spinge al largo, possiamo cavarcela soltanto se riusciamo a contrastarla vigorosamente. Se in una democrazia giungono al governo un leader o una forza estremista, si mette inevitabilmente in moto una dinamica ben conosciuta, ossia l'opposizione viene sospinta dall'estremismo del governo verso posizioni estreme. In questo caso delle due una o l'altra, l'opposizione riesce a contrastare la corrente che la imprigiona e la trascina in quella direzione, oppure essa risulta essere davvero spaccata. E intanto le polemiche a Salvini, titola infatti così questa mattina il Corriere della Sera: Salvini è ovunque tranne che al Viminale. E infatti, secondo questo attacco del data room di Corriere della Sera, Salvini è ovunque, poco al Viminale. In alcuni mesi Matteo Salvini è stato al Ministero soltanto per 5 giorni e le presenze in Parlamento sono sotto il 2%. Voli di Stato per visite private, caroselli di viaggi su e giù per la penisola. Così il vero punto di riferimento è il suo capo di gabinetto. E intanto, mentre in Italia si dibatte ancora sulla Via della Seta, intanto che cosa accade alla Gran Bretagna? Vediamo che la Brexit viene bocciata l'intesa con la May e l'Unione Europea. Londra sull'orlo di una crisi di nervi e le difficoltà proprio della May. Infatti Gran Bretagna nel caos, il Parlamento inglese ha bocciato anche l'ultima proposta di May, nonostante le concessioni dell'Unione Europea si sono espressi contro in 391, a favore sono stati solamente 242. E intanto nella parte centrale della pagina, la partita tanto attesa di Champions, riesce la rimonta, i bianconeri infatti vincono 3-0 e così si qualificano. Tripletta di Ronaldo e capolavoro Juve spinti dai tifosi. I bianconeri giocano con intensità fin dai primi minuti e restano padroni assoluti del campo, troppi rinunciatari, gli spagnoli del Ciolo, mostruoso Ronaldo, cancellato lo 0-2 dell'andata. E ancora vediamo nella parte destra
destra della pagina, anche l'Italia finalmente chiude i cieli ai Boeing Max 8. Ma intanto la questione resta ancora una: che cosa ha causato la caduta e l'incidente di questo aereo, e soprattutto è davvero il software che ha reso il volo e soprattutto ha cagionato la morte di tante persone? Questo è ancora in discussione, ma soprattutto l'azienda della produttrice del Boeing fa sapere che saranno fatti alcuni controlli e altri aggiornamenti del software, però cominciano a venire a galla lettere in cui si dava mandato di praticamente fare delle prove maggiori e istruire meglio proprio i comandanti e i piloti di questi aerei in modo tale da poter agire ed intervenire al momento. Ma continuiamo a vedere le altre pagine dei quotidiani nazionali. Questa mattina ci spostiamo sulla Verità: una legittima difesa, caro prezzo, rapinati e presi in giro. L'inchiesta di Panorama rivela infatti quanto hanno dovuto pagare in spese legali i cittadini che si sono visti piombare in casa o in aziende i malviventi e hanno reagito. Decine, a volte centinaia di migliaia di euro ciascuno, ed ecco perché serve la legge, ma i parenti delle vittime di stupri e omicidi lo Stato riconosce, pensate un po', risarcimenti ridicoli. E nella parte centrale della pagina una bella notizia che sembra davvero anticipare i tempi: il neurologo italiano trasforma in realtà la terapia di arancia meccanica. Ed ancora nella parte bassa della pagina, aerei difettati a terra con 48 ore di ritardo, Italia, Francia e Germania in ordine sparso, poi arriva l'Unione Europea, la modifica ai Boeing 737 solo a fine aprile. Ed ancora continuiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani, ci spostiamo adesso su un'altra testata, qual è appunto il Fatto Quotidiano, e vediamo nell'apertura di pagina: Rai, Viale Salvini va a reti unificate su TG1, TG2 e Sky, un uomo solo al telecomando. Sono questi i dati che vengono riportati dall'Agicom. Il capoleghista parla in tutti i TG, molto più di Conte. Di Maio e gli altri, TG1, TG2, TG3 e anche Sky. Insomma, questo è il potere della RAI che viene paventato questa mattina proprio da questo quotidiano. E ancora vediamo Estonia e non solo, i 5 Stelle vogliono il voto digitale, ecco i paesi dove funziona e dove no. E intanto nella parte centrale della pagina, TAV ecologico, no, produrrà più CO2 veleni dei TIR di oggi, sono questi i dati dell'osservatorio. Anche la costi benefici delle emissioni a quanto pare boccia l'opera. E quanto inquina subito e quanto migliorerebbe la qualità dell'aria dopo? Il bilancio del carbonio è favorevole solo se la linea ferroviaria non contempla un uso estensivo del tunnel. Insomma, sembra davvero che non sia proprio questa grande innovazione in termini tecnici e soprattutto di inquinamento, soprattutto in questo periodo in cui si è visto e si è potuto notare che l'inquinamento è causa di molte più morti rispetto al fumo di sigaretta. E ancora continuiamo a vedere le altre notizie in prima pagina, eccoci qua, vediamo: crolla il tetto del liceo, colpa di chi non vuole l'alta velocità. Insomma, si gioca anche su questo. E ancora, quel referendum di Chiamperino è vietato e assurdo. E infine virano il Fassignano da nemico giurato a cantore del buco. E ancora l'inchiesta sui concorsi truccati e su un bando firmato anche da Conte. Questo è per quanto riguarda Firenze e lo scandalo università, che continua sempre più ad allargarsi e ovviamente racconta una storia tutta italiana, ma non solo, ma soprattutto italiana. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, ci spostiamo su Quotidiano Libero: da pazzi contrastare chi ci porta soldi, meglio i cinesi degli islamici. Polemica per la Via della Seta che fa guadagnare l'Italia, ma qualcuno protesta in nome dell'amicizia con gli USA. Cosa c'entrano gli affari con la politica, si domanda il quotidiano. Abbiamo aperto le porte ai fedeli di Allah che ne combinano di ogni colore, assurdo opporsi agli occhi a mandorla. E ancora nella parte centrale della pagina, questi qui festeggiano il ponte caduto, Conte taglia la torta del Morandi, parenti delle vittime furiosi. E ancora vediamo nella parte bassa della pagina, Bergamo si accorge oggi che il duce è sgradito e quanti corrotti sono a casa, in galera c'è solo Formiconi. Ancora continuiamo a vedere nella parte sinistra, proprio riallacciandoci all'articolo di apertura, Civiltà Musulmana, ultime perle iraniane, galera e frustrate,
all'amica delle donne. E ancora nella parte bassa della pagina, eccoci qua, anche qui si parla di legittima difesa, come uccidere bastonate un rapinatore, delinquente tenta di rubare la cassa del negozio, bengalese lo randella. E infine le domande più sceme rivolte a internet, corna, amori, cucina, politica, quante banalità, ma forse è proprio questo lo scopo e l'obiettivo di internet al giorno d'oggi ed è sempre quello di liberarsi dai fardelli più pesanti della vita, proprio per esternare la parte più banale forse o più semplice, chi lo sa, questo il tempo ce ne darà ragione e proprio dal tempo vediamo quali sono le altre notizie. Roma, la lunga strage delle imprese, quasi dimezzate quelle edilizie dal 2009, anche perché non si fanno opere pubbliche, rabbia di chi è restato in campo. Ci ferma la burocrazia paralizzata da leggi e anche da controlli. E intanto vediamo anche qui chiusi i cieli di mezza Europa, l'Italia lascia a terra i 737 della discordia ed intanto la May sulla Brexit rimedia un'altra sberla e no il voto della Camera inglese, intanto nella parte centrale della pagina, in 13 pro Cina, l'Unione Europea processa solo l'Italia. E infine nella parte bassa anche qui delirio Juve con CR7 remontata, tripletta di Ronaldo è andata ribaltata, bianconeri ai quarti di Champions. E ancora continuiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani nazionali e andiamo a vedere l'Italia svenduta al dragone. Insomma, il giornale fa un'analisi piuttosto lucida e razionale di quello che è questo rapporto con la Cina e soprattutto di questi rapporti commerciali che si stanno instaurando pur suscitando tante polemiche. Infatti, Repubblica Populista Cinese così la definisce, i grillini aprono i porti a Pechino, scoppia un'altra guerra con la Lega, nuovo no al piano May, Gran Bretagna nel pantano Brexit. Insomma, ha fatto proprio questa sintesi globale di quella che è la situazione attuale. E nella parte centrale della pagina, clamorosa rimonta ai quarti di Champions, la Juventus di Ronaldo schianta l'Atletico. E ancora vediamo l'imprenditrice somala da Islamica di Dico, il reddito Movimento 5 Stelle, altro non è che una vera e propria elemosina. E intanto continuiamo a vedere le altre notizie in prima pagina, Sarti, girano le foto hot, panico Movimento 5 Stelle, la rivelazione della Gruber a 8,5, in circolo gli scatti osè rubati alla deputata, pensate un po', nel 2013, e intanto l'Italia ferma il Boeing della morte. Spunta però intanto l'audio del pilota. Ed infine vediamo il caso di Prato perché il bimbo di prof e alunno rischia l'adozione. Avrete sentito anche voi di questa vicenda che coinvolge una donna 35enne e un giovanissimo minorenne che prossimamente diverranno genitori e tutto questo determinerà tante conseguenze sia per la donna, una insegnante che faceva ripetizione al ragazzo, sia per il ragazzo che per la nuova vita che arriverà proprio su questa terra che si troverà molto probabilmente già sballottato in una vicenda senza fine. E nella parte bassa di questa prima pagina del giornale, se i milanesi si indebitano per una macchina usata, è questa la statistica che fa riflettere. E intanto il rapimento da cui nacque Imagine di John Lennon, l'episodio segreto diventa adesso un film. E sempre ritornando ai social, collegati al marketing, più semplici e credibili, gli influencer si fanno davvero mini. E per questo momento di rassegna stampa, quella dedicata alle testate nazionali, ci fermiamo un attimo, facciamo una piccola pausa, ritorniamo però a breve, quindi non andate via. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove that I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spent it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on the stage singing. Yeah, I know I sell your songs, I sell your songs. Oh, I know I sell your songs, I sell your songs. Just a singer, ooh, Eddie Blue shot.
get along with old times, cause my name's a reminder of a past some people forget. And I can't keep it down, no, cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. You don't wanna be high like me. Never really. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ed eccoci di nuovo in studio, pronti ancora ad affrontare quelle che sono le notizie in primo piano di questa mattina. Vi ricordo che oggi è mercoledì 13 marzo, continuiamo a sfogliare le prime pagine e ci spostiamo sul quotidiano La Repubblica. La terra è malata e la colpa è nostra. Si parte da questa apertura oggi sulla Repubblica in vista soprattutto della manifestazione che si svolgerà venerdì 15 marzo proprio in nome della salute della terra e soprattutto dopo le parole di Mattarella in cui si è proprio ricordato quanto questo nostro ambiente soffra tutto a causa dell'uomo. Infatti l'allarme di Mattarella sull'orlo di una crisi climatica globale, gli scienziati, la politica faccia presto, venerdì manifestazione in 150 paesi. Effettivamente la politica deve fare presto, la politica deve cercare di rendere normative tutte le possibilità per gestire in maniera migliore il nostro ambiente e soprattutto per tutelarlo, ma è compito nostro, di noi cittadini, di noi esseri umani che comunque viviamo ogni giorno con i piedi su questa terra, fare il possibile affinché non arrivi ancora di più il peggio, ma si possa risanare quanto già di nefasto è stato compiuto. E ancora continuiamo a vedere la prima pagina del quotidiano La Repubblica insieme a Greta, mai più indifferenti, e intanto vediamo perché Trump è il Terminator numero uno. E intanto nella parte destra della pagina vediamo proprio che viene titolato così la vicenda della Brexit e della Gran Bretagna, l'isola perduta, un altro schiaffo per Theresa May a Londra, l'incubo di una Brexit senza più regole. E intanto la notte magica di Ronaldo, 3 gol all'Atletico per andare avanti in Champions, l'assolo del campione, e intanto è festa un po' ovunque. Ancora continuiamo a vedere le altre pagine dei quotidiani nazionali, ci spostiamo adesso su Il Mattino, andiamo a vedere proprio quali sono i fatti che vengono portati alla luce. Da un lato c'è la Juventus che cosa fa? Vince la Champions, quindi 3-0 ieri sera, dall'altro lato una polemica senza fine per il Napoli. San Paolo, l'ultima lite infatti sul colore dei seggiolini, De Laurentiis no all'azzurro. Queste sono le polemiche che rovinano le situazioni sempre più complicate. E ancora il caso, papà Insigne sta bene qui, Napoli ai critici, lasciatelo stare. E nella parte centrale della pagina andiamo a vedere l'articolo di apertura, Brexit, May ancora bocciata, Londra un passo dal caos, il no del Parlamento all'intesa con Bruxelles, oggi si vota l'uscita al buio, l'Europa apre alla richiesta del rinvio, ma deve essere ben giustificata. E intanto si parla della nuova via della seta, Italia-Cina, Conte rassicura l'Europa, USA, intesa opaca i timori del Colle, la firma del memorandum con Pechino sulla via della seta e la linea da tenere su G5 cinese agitano la maggioranza mentre arrivano i paletti dell'Unione Europea. Abbiamo le nostre regole. E se Conte rassicura l'Europa, gli Stati Uniti denunciano intesa opaca, allarme del Colle. Queste sono appunto le vicissitudini che riguardano questa nuova apertura alla Cina. Ovviamente i rapporti sono sempre stati in primo piano, ma adesso ancora di più è il focus, ma il colosso Costco ha già conquistato ponti e ferrovie. E intanto vediamo nella parte centrale della pagina, Bono Fincantieri a Castellammare, lavori per 10 anni, questa è un'intervista del Mattino già fatta a Giuseppe Bono e alla D di Fincantieri, l'unico grande colosso planetario completamente made in Italy che in Campania ha uno dei cantieri ad alta specializzazione. A Castellammare ci sarà lavoro per
per 10 anni, assicura e spiega. Entro il 2022 investimenti raddoppiati sull'intesa. L'antitrust darà il via libero. Infatti proprio questa è una buona notizia per quanto riguarda le tante possibilità di lavoro e rappresenta davvero un elemento fondamentale proprio per questa nostra campagna. E ancora vediamo il commento all'articolo di apertura fatto nell'editoriale perché tocca all'Unione Europea evitare il conflitto Pechino-Trump. E infatti pronunciarsi in favore o contro l'accordo che sarà firmato fra il presidente cinese e il governo italiano mi è semplicemente impossibile dato che non mi sono noti i campi e i termini nei quali questo testo verrà siglato. È quindi altrettanto impossibile stabilire se esso andrà contro precedenti accordi o comuni decisioni dell'Unione Europea. È però utile definire i confini entro i quali ci muoviamo, precisare gli interessi nazionali da portare avanti da soli e quelli che possono e possiamo e dobbiamo difendere soltanto nell'ambito di una politica europea. A parlare è Romano Prodi che nell'editoriale di questa mattina racconta appunto questo rapporto, questo binomio e soprattutto questa visione della via della seta proprio alla luce delle polemiche tra Stati Uniti e Unione Europea. E intanto andiamo a vedere le altre notizie che vengono appunto raccontate da questo quotidiano. Eccoci qua, vediamo il caso Bonisoli, meglio figure legate al territorio, poi dice Musei, il ministro offende Muti e licenzia i direttori stranieri, ma questo lo andremo a vedere nei particolari dopo. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano, eccolo qua, le idee, l'annuncite, il vero freno del paese, semplificare, 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 quasi non c'è termine che ultimamente ricorra tanto nel dibattito pubblico, al punto da sembrare ormai più che una manifestazione di intenti un autentico mantra, proprio come è accaduto in passato a un altro vocabolo, anch'esso caricato di connotazioni prodigiose ma svuotato della ripetitività del suo impegno, ossia legalità. D'altronde, se non altro a parole, come si può essere contrari a rendere le procedure più semplici e come si potrebbe non essere favorevoli, sempre in linea teorica, al rispetto della legge? Insomma, questa è la vera e propria innovazione, ossia la parola diventa sempre più il mezzo per diffondere tutte le notizie che ci vogliono raccontare e soprattutto diventa un'alternativa alle azioni che vorrebbero invece più concretezza. E ancora l'Earth Day, l'ambientalismo, la voce dei ragazzi e il benessere, tutto in vista appunto della manifestazione che si svolgerà venerdì 15 marzo in cui ci sarà questo sciopero. Attenzione, non è uno di quei soliti, a parte che è globale, ma sono attesi ben 957 eventi in 82 paesi, dei quali solo in Italia. Motivo? Il clima. Giovani e studenti chiedono a viva voce ai politici del mondo di assumersi la responsabilità e risolvere quella che è la vera e propria crisi climatica. Ed ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano sulle testate nazionali. Ci spostiamo ora sulla Stampa di Torino e vediamo che nella parte alta della pagina c'è la favolosa Juve, il tris di CR7 stende l'Atletico Cristiano, il re di Coppa. Ed ancora ci spostiamo sulla politica, scontro Salvini Di Maio, slitta lo sblocca cantieri, la tregua sulla TAV non basta a portare la pace nella coalizione e la Lega, commissariare Toninelli, i 5 Stelle e Olimpiadi senza soldi pubblici. E ancora vediamo una pericolosa guerra di posizione, intanto Cina Conte frena ma gli Stati Uniti accordo opaco. E ancora ci continuiamo a spostare sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, andiamo a vedere come apre questa mattina il Manifesto. E vediamo nella parte alta della pagina Fridays for Future, gli scienziati con i giovani del clima sull'orlo di una crisi mondiale. E intanto nell'apertura di pagina, eccolo qua, zuffa inglese, un'altra batosta per Theresa May, comuni al secondo voto significativo, bocciano l'accordo con Bruxelles appena ritoccato, Brexit sempre più un vincolo cieco e ora la Premier rischia, probabile il rinvio del divorzio di 3 mesi, oggi Westminster decide sul No Deal. E ancora ci spostiamo ovviamente come giusto che sia sulle pagine sportive, rincorriamo appunto i fatti, tutto sport e vediamo in apertura 3.
3-0. Ed eccolo qua, Marziani, Juve in mensa, Atletico ribaltato da una strepitosa tripletta di Ronaldo, bianconeri ai quarti di Champions, venerdì il sorteggio, e domani arriva il poster della fantastica impresa. Intanto missione Europa, obiettivo Cutrone, Torio in pressing, delirio per Piate, con oltre 3.000 tifosi bloccano Milano. E ancora una volta si parla della morte di Astori, due medici indagati, pensate un po', per omicidio colposo. La procura di Firenze chiude così l'inchiesta. Una vicenda che ha ancora tanti risvolti che non ci sono chiari, ma soprattutto tante, tante vicissitudini che aprono le porte proprio al dubbio. E ancora vediamo il Corriere dello Sport, anche il Corriere dello Sport in apertura, ovviamente la vittoria della Juve, mostruoso Cristiano Ronaldo leggendario, ribalta l'Atletico con una tripletta, porta la Juve ai quarti e prenota la Champions. Allegri non sbaglia una mossa, spagnoli dominati dal primo all'ultimo minuto, lo stadium in estasi, la gioia del portoghese, sono qui per questo. Max ringrazia tutti, siamo stati perfetti. E con questa notizia che riguarda comunque una squadra italiana e la Champions terminiamo la prima parte della rassegna, vi lascio a qualche altro momento di pubblicità, ma non temete, ritorniamo subito, quindi non andate via. When I finally got sober, I'm 10 years old, motherfucker, there was something to do. I'm living out in L.A. I drive a sports car just to prove that I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spent it on girls and shit. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster all alone. You don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Yeah, I know I sad songs, I sad songs. Oh, I know I sad songs, I sad songs. Just a singer, ooh, Eddie blew a shot. Get along with old times, cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep it down, no, cause the sooner the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. You don't wanna be high like me, never really. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Bentornati in studio, siamo sempre pronti per affrontare le notizie in primo piano, adesso vediamo quelle che arrivano dal territorio campano e partiamo subito dalla regione Campania con una bella notizia. E infatti vediamo direttamente un'immagine, adesso la vediamo proprio raffigurata in questo momento, eccola qua. E perché? Perché si parla di Campania Bellezza del Creato, che diventa una mostra fotografica. Le immagini dell'omonimo libro di Giuseppe Otagnano, con commenti e meno, con momenti e luoghi meno noti di territori incontaminati della regione, tra campagne, mare, dove la presenza dell'uomo si manifesta al massimo con luoghi di culto, tracce di civiltà rurale, testimonianze antiche di sostenibilità da preservare. Insomma, davvero ci sono degli scorci inconfondibili che rappresentano la bellezza del Creato in tutte le sue forme, soprattutto, ripeto, adesso in vista di questa manifestazione che ci sarà il 15. Le bellezze ci sono, conserviamole, rendiamole sempre più preziose perché
non solo ai nostri occhi, ma soprattutto per la nostra stessa esistenza, sono fondamentali. Ed ancora andiamo a vedere le altre notizie in primo piano da Repubblica. Vediamo le notizie di cronaca dopo la denuncia del quotidiano Repubblica. Il Comune cancella lo sfregio, eccolo qua, del clan nello storico Palazzo Carafa, nel cuore del centro storico. L'assessore Alessandra Clemente ha personalmente seguito il restauro della facciata sporcata dalla scritta che inneggia Emanuele Sibillo, il baby boss ucciso dell'apparanza dei bambini, ma sui muri nell'area circostante resistono altre scritte che inneggiano proprio a Sibillo. Il Comune si è impegnato, interverremo e cancelleremo anche quelle, anzi chiediamo ai cittadini di segnalarci quelle legate alla camorra. Il graffito che abbiamo tolto oltre a Giava, Palazzo Carafa, ma anche tutti i napoletani che chiedono giustizia. Insomma, segni sulle pareti che inneggiano proprio a membri della camorra e che sembrano proprio voler andare al di là della legalità. Ancora vediamo le altre notizie, ne abbiamo parlato prima di questa notizia che riguarda Napoli, il ministro Bonisoli, una vera e propria gaffe, muti a una certa età, ma vediamo di che cosa si tratta. Infatti a una certa età gli voglio bene ed è una grande figura della musica italiana, lo abbraccio, risponde con queste parole il ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli alle parole del maestro di fama mondiale Riccardo Muti. E infatti il direttore d'orchestra nei giorni scorsi in un'intervista proprio a questo quotidiano aveva commentato il no del MIBAC al trasferimento delle 7 opere di Misericordia di Caravaggio del Pio Monte al Museo di Capodimonte per la mostra Caravaggio Napoli al via il 12 aprile. Negare quel Caravaggio al museo è un danno all'Italia, aveva detto infatti Muti. Il no del Ministero al prestito delle 7 opere di Misericordia di Caravaggio dal Pio Monte al Museo di Capodimonte è frutto di valutazioni tecniche, ha poi aggiunto Bonisoli. Quando bisogna decidere, ricordo che io non sono un tecnico, penso a gestire questa pala come se fosse mia personale, quindi penso a quello che potrebbe accadere a un quadro se un esperto dice che corre dei rischi. E insomma, da questa polemica è nata una vera e propria gaffe a tutta ai danni di Muti e purtroppo non lascerà indifferenti tante persone. E ancora andiamo a vedere le notizie di cronaca, vediamo una notizia di cronaca che arriva direttamente da Caserta, chiuso l'ex canapificio, sequestrato l'ex canapificio e intanto Salvini esulta e dice la pacchia è finita. Infatti i carabinieri del nucleo investigativo di Caserta hanno posto sequestro su ordine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capovetere il capannone che ospita il centro sociale ex canapificio, associazione che gestisce lo SPRAR, il sistema di accoglienza dei rifugiati. Il provvedimento, attenzione però, è stato emesso perché sono state riscontrate carenze strutturali, in particolare infiltrazioni d'acqua, che secondo il perito della procura metterebbero a rischio la struttura. Il capannone di proprietà della regione Campania da tempo è aperto un tavolo tecnico che si sarebbe dovuto occupare della messa in sicurezza dell'immobile, le cui problematiche strutturali sono note alle istituzioni da anni. E su questa notizia proprio Salvini ha esultato forse in maniera un po' eccessiva, anche e soprattutto perché l'attività che viene compiuta in questo centro è notevole e soprattutto perché la ragione della chiusura è proprio data dalla carenza strutturale. Ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano, ci spostiamo su Il Mattino e andiamo a vedere ancora una notizia di cronaca: è caos al pronto soccorso di Napoli, 36 posti, 110 ricoverati. E infatti si parla di Cardarelli, pronto soccorso di nuovo nel caos, il fiume di pazienti nell'ultimo fine settimana è tornato a invadere le barelle. Ieri mattina in Obio si è al reparto posto a valle del pronto soccorso dove i pazienti dovrebbero sostare per non più di 24 ore prima del ricovero nelle unità specialistiche, sostavano 110 malati su 36 posti ordinari. Un imbuto infernale, una situazione grave e pericolosa sia per la parte assistenziale sia quella igienico-sanitaria, avverte la CGIL Medici, visto che ogni paziente è accompagnato da almeno un familiare. Un vero e proprio caos che ha spaventato tutti e che comunque mostra sempre più una situazione di forte insufficienza, ma soprattutto di degrado strutturale che va a cagionare ulteriori danni a chi già ha una situazione precaria alle spalle. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano: d'Ercolano a Reggio per uccidere la moglie, il dramma davanti alla scuola dei figli, ancora una tentativo di omicidio per una donna, una missione di morte da Ercolano a Reggio Calabria. Ciro Russo, 42 anni, ha tentato di uccidere l'ex moglie, 41 anni, dando fuoco all'auto con lei dentro davanti a una scuola a Reggio Calabria. Poi è fuggito ed è ricercato tra Calabria e Campania. La donna è ricoverata in gravi condizioni al centro Grandi Ustionati di Brindisi con il 70% del corpo ricoperto da ustioni. L'agguato una mattinata di ieri alle 9 in via Frangipane a Reggio di fronte all'omonimo liceo artistico dove Russo era arrivato dopo aver percorso
percorso 500 km in auto partendo proprio da Ercolano. Insomma, una vera e propria missione omicida. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Travolta da un'onda a Praiano, ora il sindaco rischia il processo. Infatti la Procura di Salerno chiede il rinvio a giudizio del sindaco di Praiano, Giovanni Di Martino, per la morte della turista di Belluno, Mariangela Calligaro, avvenuta il 2 gennaio 2017. Il sostituto procuratore Roberto Penna ha depositato in questi giorni la richiesta presso l'ufficio di cancelleria dei GUP, contestando al primo cittadino il reato di omicidio colposo. Secondo il magistrato, le responsabilità del sindaco, in quanto autore della pubblica, tutore della pubblica incolumità, sono collegate al fatto che mancava il cartello che vieta di passeggiare sulla praia in caso di mare agitato. Ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano, andiamo a vedere che cosa ci raccontano le testate, locali in questo momento, e vediamo che cosa arriva da Napoli Today. Fiamme nello stabilimento FCA di Pomigliano d'Arco, la produzione è stata momentaneamente interrotta mentre il capannone è stato evacuato. La notizia è di ieri sera sul tardi, vediamo proprio le immagini e quanto accaduto. Eccoci qua, nella serata di ieri si è verificato un incendio nello stabilimento FCA di Pomigliano d'Arco. Era in corso il secondo turno di lavoro quando l'intero capannone è stato invaso dal fumo ed è scattato l'allarme antincendio. Le persone presenti hanno evacuato il reparto montaggio e sul posto sono arrivati prontamente i vigili del fuoco e fortunatamente in questa vicenda non ci sono state comunque feriti. Questa è la prima cosa che risulta e risalta, visto che comunque era una situazione precaria. Ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano, ci spostiamo su Caserta News e andiamo a vedere quelli che sono i fatti in primo piano. Fucci vince il ricorso per l'incarico in procura, il TAR accoglie l'istanza del procuratore di Isernia contro il PM Milita. Infatti andiamo a vedere proprio questa notizia: scoppia il caso procuratore aggiunto al Tribunale Santa Maria a Capua Vetere. Il TAR infatti ha accolto il ricorso presentato dal PM Carlo Fucci, che ha impugnato la motivazione CSM con cui è stato conferito in incarico ad Alessandro Milita. Alla base della nomina di Milita, secondo quanto emerge dalla sentenza della prima sezione del Tribunale Amministrativo del Lazio, Milita, il quale pure ha un'anzianità di servizio minore rispetto ad alcuni dei candidati valutabili per la comparazione, tuttavia per quanto sinora ampiamente esposto, possiede un profilo attitudinale sicuramente superiore rispetto a questi ultimi, tra cui proprio Fucci. E ancora andiamo a vedere le altre notizie in primo piano in questa testata online. Sequestri a Zagaria, 8 indagati. Ci sono anche le cognate del capoclan. L'operazione della DIA ha fatto scattare i sigilli a due ville e a un negozio a Casa Pesenna. E intanto vediamo anche qui sequestrato il centro sociale a rischio crollo, il provvedimento eseguito dai carabinieri su ordine della Repubblica. E ancora continuiamo a vedere nella parte bassa della pagina, eccoci qua, vediamo le altre notizie in primo piano. Politica, elezioni, Corvino prova a scippare due candidati a Mario Natale, l'ex dirigente ASL pronto a chiudere, Elisabetta Corvino vuole unire il centrodestra. E ancora vediamo le altre notizie: voti comprati e droga, svolta della procura, ora rischiano in 24, intanto chiuse le indagini sul gruppo di Capone che ha coinvolto anche i politici. Ed infine da Orte da Terra, colpo di scena, sospeso il PUC, stoppa le concessioni edilizie, la decisione dopo la riunione tra sindaco ed università. Ed infine a Caserta, investe donne e scappa, poi si denuncia alle forze dell'ordine, la vittima soccorsa municipale è stata portata in ospedale. E con questa notizia termina anche per oggi la rassegna stampa, che come sempre vi ricordo che è offerta da Tecnocampus. Ringrazio tutti voi di essere stati qui con noi e soprattutto vi auguro una meravigliosa giornata. Come sempre vi do appuntamento a domani, buona giornata a tutti. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.